Grazie a Emilio Quadrelli che ci sta sentendo in collegamento e grazie anche a FX che è un compagno di Parigi che è anche lui in collegamento quest'oggi. Siamo giunti e giunte alla seconda metà del festival Altri Mondi, Altri Modi e niente, volevamo giusto rubare due parole inizialmente per raccontare un po' la genesi di questo festival, che nasce un po' dalla necessità di trovare degli spazi di confronto e riuscire in qualche modo a confrontarsi davanti a un presente che mostra un livello di complessità particolarmente alto in questa fase. E quindi in questo senso abbiamo pensato di organizzare questi due weekend proprio per riuscire a affrontare con delle lenti adeguate il presente e costruirci anche gli strumenti per in qualche modo poter incidere in una direzione che è quella che insomma chi si pone un po' l'obiettivo di lottare oggi sicuramente non è semplice, ma pensiamo che appunto luoghi come il centro sociale a Scatasuna e altri luoghi che in questo senso si pongono l'obiettivo di essere luoghi di aggregazione, spazi di socialità, ma anche di confronto e crescita, debbano anche essere attraversati da eventi come questo. Inoltre, questo festival si è organizzato in un momento anche, come dire, di un ulteriore attacco da parte della controparte nei nostri confronti, a seguito della perquisizione del centro sociale, che ha visto poi il sequestro dell'impianto e la posizione dei sigilli al bar, proprio per insomma, andare ancora nella direzione di chiudere gli unici spazi che in qualche modo vogliono provare a offrire qualcosa di diverso e un'alternativa insomma, che sia al di fuori dalle logiche del profitto e del consumo. E in questo senso questo attacco lo leggiamo anche inserito all'interno di un quadro più ampio di attacco della controparte nei nostri confronti, nei confronti di chi lotta in questa città e non solo. E infatti, appunto, come saprete, c'è un processo in corso che è un processo per associazione a delinquere che vede compagni e compagne del centro sociale che fanno parte anche del movimento No TAV. Appunto accusati di questo reato per il semplice fatto di aver partecipato e portato avanti appunto le lotte in questa città in Val Susa. Quindi niente, questo per fare un po' di così, introduzione rispetto al motivo per cui siamo qui e quest'oggi appunto avremo questo dibattito dedicato alla Francia. Partiremo con un'analisi un po' di quello che è il libro di Attanasio, Rosso Banlieue, per poi collegarci anche a quanto sta succedendo in questi giorni in Francia rispetto ai movimenti in Francia, appunto. E su questo lascio la parola a Vincenzo per introdurre appunto Attanasio. Sì, intanto ciao a tutti e tutte. Dunque, il libro di Attanasio è un libro consistente che ha evidentemente un grande lavoro dietro, comunque una ricerca etnografica partecipata dentro i processi e che va un po' a inchiostare una serie di militanti della banlieue, che è una categoria che, insomma, come dire, un po' sparisce nella narrazione delle banlieue già di per sé, questa del militante, che è una categoria che probabilmente, insomma, appartiene più ad un'idea, ripropone invece un discorso dove al centro vi è in qualche modo l'analisi di quelle che sono di fatto le pulsioni, le tensioni che stanno dietro le rivolte della banlieue e quali sono anche le caratteristiche dell'organizzazione che chi partecipa a questi processi si dà, nel senso che poi,
appunto alcune delle narrazioni che vengono fatte sulle periferie sono sempre quelle di moti di rabbia senza capo né coda, quelle di appunto il riot narrato nella sua specifica declinazione, no? Di spaccare tutto, di un'appropriazione, di una violenza senza senso e senza nome, ecco. Invece è molto interessante e per certi versi è molto stimolante anche provare a leggere nella chiave in cui fa Atanasio, in cui lo fa Atanasio, questi conflitti, non anticipo nulla. Ecco, l'altro aspetto per cui il libro è particolarmente significativo è che un po' pone in dialogo queste due categorie che tra le altre oggi insomma dominano anche il dibattito tra compagni e compagne, quale quello di razza e di classe, in una maniera differente rispetto a tutta una serie di altre letture, mettiamola così, nel senso che nel libro di Atanasio, anche qui provo a non anticipare troppo, però la razza in qualche modo emerge come fattore sicuramente di inclusione differenziale, ma alla cui origine sta, possiamo dire, un discorso di classe. Cerco di non andare troppo a fondo, così insomma ti lascio un po' la parola. Dunque, appunto, un libro che propone una serie di spunti interessanti. Ti chiederei intanto di insomma dirci sia perché hai scelto di scrivere questo libro, perché comunque è una scelta importante, e in secondo luogo come l'hai impostato e qual è stato, come dire, il risultato di questa tua ricerca etnografica. Allora, grazie innanzitutto per la presentazione e grazie anche dell'invito, perché per me la Scatasuna è un posto importante nel mio percorso, quindi non è, è un momento particolare essere qua per me. Allora, per andare subito al libro, dico un po' com'è nata la ricerca, nel senso che questa originariamente era una ricerca era una ricerca di dottorato che si... Ok, allora questa nasceva come una ricerca di dottorato che poi si è concluso come un lavoro indipendente, quindi questo fa già una certa differenza. Io sono arrivato a Parigi nell'ambito di un dottorato con l'Università di Losanna, e l'idea era quella un po' di andare a cercare le motivazioni che stavano dietro alle rivolte che c'erano state nel 2005 e nel 2007. E dopo un primo momento in cui ho cercato un contatto con la banlieue attraverso quelli che erano i movimenti, in particolare quelli anarchici di Parigi, ad un certo punto ho deciso semplicemente di andare a vivere in banlieue perché mi sembrava il modo migliore per entrare in contatto con i giovani rivoltosi, ma anche con la popolazione che si muove nelle periferie. Allora, per quanto riguarda la parte, etnografica, io penso che l'asta un po' anche il centro della questione, perché se questo libro ha avuto una certa eco, un suo piccolo, io penso che innanzitutto, da come viene raccontato tutto il discorso della metodologia, perché io sono arrivato in banlieue e ho fatto un anno e mezzo di vita in periferia, prima che uscissi qua e poi ho messo qua. Una prima parte di inchiesta che era fondamentalmente quasi nascosta, perché io sono entrato in contatto con i ragazzini che vivevano nella periferia, che non erano propriamente dei militanti politici, molti di loro erano stati protagonisti delle rivolte. Poi c'è stato un periodo che ho vissuto da dentro, ma in realtà era a tutti gli effetti un militante di banlieue con
che tra le altre cose conduceva anche una ricerca. Ecco, allora io, d'accordo con i militanti e le militanti della periferia, ho deciso di riprendere in mano tutto il discorso della conricerca di Alquati, e quindi diciamo c'è stato uno scambio con i militanti, uno scambio circolare che secondo me quello ha consentito di far uscire fuori alcune tematiche che generalmente non vengono prese in considerazione, e soprattutto di capovolgere alcuni luoghi comuni sulla periferia, ma anche secondo me sulla fase politica che si vive negli ultimi 10-15 anni. Ecco, quindi innanzitutto c'è un discorso di metodo, quindi l'idea di andare a vivere in banlieue e di allontanarsi anche da quello che era il mondo della piccola Parigi, perché già qua andrebbe aperta una parentesi, forse tra compagni e compagne non è necessario sottolinearlo, ma in altri ambiti forse sì, nel senso che andare a vivere in banlieue, condividere la vita dei militanti e degli abitanti, significa anche ad un certo punto nutrire un certo odio per tutto quello che sta fuori dalla banlieue, quindi il mondo legittimo dei bianchi. Io facevo una cotutela con l'Università di Parigi 8, ad un certo punto ho deciso di non frequentare più Parigi 8, non ho praticamente più messo piede in città. E quindi ho deciso di vivere nella periferia e di condividere il vissuto quotidiano degli abitanti e il vissuto militante dei collettivi politici. Ecco, e per arrivare subito diciamo al nocciolo della questione, le due cose, forse tre principali, che io ho visto nella banlieue e che sono uscite fuori dall'attività politica e anche dallo scambio con i militanti e le militanti, è stato in primo luogo il fatto che io mi sono trovato di fronte a delle banlieue che da un lato erano completamente abbandonate a loro stesse da quelli che erano le organizzazioni politiche cittadine, e questo lo dicevano tanti e tanti militanti, in particolare come dire tutta quella quota di militanti e militante che avevano origini italiane, perché era pieno di italiani di seconda e di terza generazione, e alcuni avevano anche dei contatti in Italia e mettevano molto in evidenza la differenza che c'era fra l'Italia e la Francia su questo, quindi su un intervento militante che in Italia era sicuramente ancora oggi, penso io, molto più presente. Dall'altro lato però c'era tutto il discorso che la periferia parigina coltivava al suo interno un potenziale politico che era immenso nel senso che la capacità di riflessione, la capacità di critica al sistema era esteso. Allora una delle prime conclusioni che sono uscite fuori dal lavoro è stato proprio questo discorso della capacità di proporre un pensiero politico dentro la banlieue. L'idea mia, quello che ho visto io, secondo la mia interpretazione, è che dentro le periferie parigine c'era un'estesa classe sociale che era munita di tutti gli strumenti che la facevano facilmente diventare una classe in sé, ossia una classe munita di tutti quegli strumenti che le consentivano di interpretare il loro ruolo nel mondo, il loro ruolo di sottomessi e chi fossero gli artefici di questa sottomissione. Quello che era il passaggio politico che i militanti e le militanti di banlieue organizzate cercavano di fare, secondo quella che era la mia visione, era il tentativo di accompagnare questa coscienza in sé con una coscienza per sé, quindi con una coscienza politica, ossia instillare in particolare nei giovani l'idea che loro vivevano una situazione complicata, avevano anche chiaro chi fossero responsabili della loro condizione, ma gli mancava l'idea di una progettualità politica, l'idea che attraverso l'organizzazione e il lavoro politico quotidiano potessero sovvertire questo stato di cose. Quindi c'era una classe estesissima in banlieue, una classe che era deputata ai lavori più sfigati, eccetera, eccetera, e dall'altro lato c'erano delle organizzazioni politiche che tentavano di trasformare questa rabbia in conflitto politico organizzato. Ecco, questo era il discorso che stava a monte, e questo discorso qua richiamava tutto il discorso della solidarietà, perché le conclusioni alle quali io sono arrivato insieme alle militanti e ai militanti era l'idea che nella banlieue la banlieue ancora riusciva a proporre conflitto grazie ai legami di solidarietà che c'erano tra la popolazione,
tra i giovani e tra la popolazione e le organizzazioni politiche, e questo era un passaggio secondo me fondamentale, perché la capacità di avere una coscienza di classe era indissolubilmente legata a questo, ai rapporti di solidarietà che c'erano e che venivano da un sacco di contesti, venivano appunto dai problemi del lavoro, dai problemi della scuola, anche da un fattore etnico in alcuni casi, e venivano dalla memoria delle lotte che venivano trasmesse in continuazione. Ecco, per fare un esempio su questo, che mi è venuto proprio adesso in mente, io molti anni fa avevo fatto delle interviste al Centro Sociale Ascatasuna, che poi erano diventate un libro, e diciamo, tra molte militanti e militanti che erano critiche verso il percorso dell'autonomia, una delle questioni che usciva sempre fuori era che io avevo parlato di lotta di classe dentro questo posto senza mai citare gli operai, non avevo mai citato la Fiat nel libro. Ecco, e il nocciolo stava proprio in quello, perché io quando sono stato qua nel 2004-2005 pensavo che quel nocciolo di compagni e di compagni che si organizzavano qui dentro esistevano perché c'era stata la Fiat, non c'era bisogno di nominarlo, era la trasmissione delle lotte, la trasmissione del sapere delle lotte e della solidarietà. E su questo poi io nel libro ho cercato anche, diciamo, di, per quanto mi era possibile, di criticare tutta quella retorica un po' legata al postcolonialismo, al postculturalismo, sia perché innanzitutto erano i militanti che si definivano dei proletari prima che dei non integrati, perché poi questa era tutta gente che era nata in Francia, aveva fatto le scuole in Francia, non esiste un problema di razzismo conclamato fuori dalle istituzioni in Francia come magari può essere qua, cioè là in banlieue non trovi uno che ti dice negro di merda mai, perché l'80% sono neri, ecco, non esiste questo discorso qua, esisteva un discorso di classe. E allora a me mi è interessato anche sottolineare questo fatto, anche perché io venivo dalle retoriche, da un contesto italiano dove tutto questo discorso legato al postcolonialismo, postculturalismo, in alcune sue declinazioni ovviamente, secondo me era criticabile per alcuni aspetti e secondo il mio punto di vista aveva anche prodotto qualche danno dentro i movimenti italiani. Quindi questa cosa è una cosa che io ho messo in risalto, ma sempre a partire dall'idea che erano i militanti e le militanti che sottolineavano questo. Poi se c'è un altro punto che posso sottolineare, che penso sia importante per il dibattito, è il discorso della capacità dei movimenti di banlieue di creare organizzazioni locali, quindi tutto il discorso della capacità di lavorare sul territorio, perché il movimento di banlieue non era un movimento, si aveva degli appuntamenti e dei momenti di incontro nazionali, ma quello che la caratterizzava era la capacità di intervenire sul territorio, ecco. Sì, era Camillo, lui sa dire le cose e poi allora, intanto grazie Atanasio per questa prima parte. Io passerei un attimo la palla a Emilio. Intanto ci senti? Emilio? No, non so se ci sente in realtà. Sì, mi pare di sì. Sì, sì, è acceso. Non so se... Prova a scrivergli in chat, magari. Emilio, ci senti? Vabbè, non so, intanto mentre cerchiamo di capire, ma non so se in realtà ci vede dalla telecamera, no, non no, forse no. Sì, va bene, e allora intanto, vabbè, ti faccio una prima domanda, Atanasio, poi... sì,
poi insomma magari iniziamo anche a sentire FX. È molto interessante, mi pare, come dire, questo aspetto che tu sottolinei rispetto anche a una lettura della banlieue come uno spazio marginale anche dal punto di vista della, della catena produttiva, che è una lettura generalizzata, no? Che viene fatta di luoghi dove abbandonati, dove non succede niente, dove il dato principale è quello lì della, dell'inattività, no? Invece tu giustamente lo accennavi anche prima, comunque c'è un fraintendimento abbastanza grosso, no? Che poi se vogliamo usare delle vecchie categorie, no? La questione di categorizzare la banlieue come un luogo sottoproletario o cose del genere, no? Quindi non lo so, se intanto vuoi un po' anche raccontarci, no, a livello dell'inchiesta che hai fatto, invece che impressione hai avuto su questo tema qui, perché è abbastanza importante rispetto anche a delle narrazioni che vengono fatte qui da noi, no, sulle periferie, dove sembra sempre che il rapporto tra la città produttiva, la periferia, luoghi non immediatamente inseriti in quelle che sono le reti di valorizzazione del capitale, diciamo, più importanti, vengono considerate esterne. Per alcuni versi anche il discorso sulla logistica, mi viene da dire, in qualche modo ci ha portato a considerare il fatto che non è per forza il tessuto metropolitano, le grandi metropoli di per sé il luogo dove... Quindi nulla, ti lascerei la palla su questo e poi magari riproviamo con Emilio. Grazie. Allora, quando io prima accennavo tutto il discorso di un proletariato in banlieue che si riconosce attraverso i legami di solidarietà, intendevo anche riferirmi alle trasformazioni del mondo del lavoro che strangolavano le periferie parigine in quel momento là, perché una delle retoriche che c'era quando io sono arrivato a Parigi era il fatto che le periferie fossero il luogo dell'umpen proletariato, dell'abbandono, quindi di una classe sociale che non aveva riferimenti legati al lavoro, all'anziana classe operaia o a nuove tipologie di lavoro. Ecco, questa era una cosa che io non ho visto, perché in banlieue le banlieue erano i luoghi del lavoro per eccellenza. Innanzitutto, quindi, c'è questo primo discorso qua del fatto che tutte le persone lavoravano in banlieue, anche i ragazzini, i protagonisti delle rivolte, che avevano 15-16 anni, se non lavoravano loro, avevano i genitori che lavoravano, un fratello in disoccupazione, una sorella che lavorava ad ore da qualche parte. Ecco, quindi le banlieue erano l'esemplificazione della forza lavoro della contemporaneità, e da questo punto di vista io penso che non fosse un caso che i due cicli di rivolta più forti che ci siano stati negli ultimi 15 anni nelle periferie siano state il primo subito prima della crisi del 2007 e il secondo a cavallo della crisi, perché secondo la mia ipotesi le trasformazioni del lavoro che stavano per entrare in gioco con la crisi del capitalismo erano delle trasformazioni del lavoro in senso peggiorativo, che poi negli ultimi anni l'abbiamo un po' visto dappertutto sulla nostra pelle, anche mi viene da dire. E da questo punto di vista io ho pensato che le periferie parigine rappresentassero una sorta di test per il potere, detto genericamente, un test sulle nuove forme di lavoro, quindi una precarizzazione del lavoro, una parcellizzazione del lavoro ancora più esasperata, eccetera, eccetera, fossero un test quindi rispetto a queste nuove forme di lavoro, ma le periferie parigine rappresentavano anche un test sui nuovi modelli di controllo sociale, a partire dall'idea che le banlieue fossero esemplificatrici in questo senso
della contemporaneità, sia rispetto alle forme di lavoro, perché nella periferia esiste un esteso proletariato, sia rispetto alle forme di controllo, perché la periferia parigina rappresentava anche un modello di conflitto sociale molto importante dal dopoguerra in Europa. Quindi testare le nuove forme di lavoro significava sia testare la possibilità di creare produzione e plusvalore con i nuovi meccanismi del lavoro, sia testare la capacità di controllare una classe proletaria irrequieta, che sarebbe diventata sempre più irrequieta a causa del peggioramento del contesto lavorativo. Quindi io, da questo punto di vista, sono arrivato in banlieue con l'idea di sviluppare un po' il concetto di lumpenproletariato, ma poi alla fine della ricerca invece ho un po' capovolto questa idea, nel senso che le banlieue non sono i luoghi del lumpenproletariato, cioè di quelle che Marx definiva quei residui di epoche storiche che non servono a niente in un momento di trasformazione, che anzi tendono tendenzialmente ad essere anche, come dire, filopadronali. Non erano il lumpenproletariato, ma era una classe sociale emergente legata alle trasformazioni del lavoro. E da questo punto di vista gli obiettivi che le rivolte avevano preso di mira erano molto sintomatiche, perché nelle banlieue a nord-est di Parigi sono andate a fuoco, secondo i dati questi di Alain Berthaud, che è uno di quelli che studiava un po' da un punto di vista tra virgolette progressista la questione banlieue, sono andate a fuoco 1316 agenzie interinali, e sono andate a fuoco tutte le aziende e le fabbriche che erano installate in banlieue grazie agli sgravi fiscali del governo, che quindi queste fabbriche arrivavano in periferia, non pagavano tasse perché teoricamente creavano posti di lavoro e riabilitavano la periferia, solo che poi non avevano l'obbligo di assumere gli abitanti delle periferie, e quindi quelle sono state una delle delle situazioni prese di mira dai banlieusard. Quindi anche all'interno delle rivolte tutto quello che era stata presa di mira richiamava da un lato il mondo del lavoro e dall'altro richiamava tutte quelle istituzioni che non si occupavano della banlieue, ma non da un punto di vista paternalistico, ma nel senso che il volto dello Stato in banlieue era esclusivamente la repressione, e nel periodo che io ho vissuto lì, diciamo, come dire, che la repressione era pesantissima, ma non rispetto al conflitto sociale, perché rispetto al conflitto sociale anche dentro le periferie era una repressione pesante come un po' dappertutto. Era il controllo quotidiano, il controllo in ogni momento della vita quotidiana, in ogni cosa che tu potevi fare, c'era un controllo che era di tipo poliziesco, e poi c'erano tutte queste figure di intermediazione tra un po' a metà tra sbirri e assistenti sociali che hanno continuamente presenti in banlieue e non lasciavano la possibilità di respirare. Quindi, per concludere, io penso che la questione del lavoro c'entra molto dentro le banlieue, perché le rivolte sono scoppiate in un momento di trasformazione del mondo del lavoro e anche in un momento di trasformazione dei modelli disciplinari, e la banlieue è stata investita in pieno da questa ondata, forse prima in Europa, ecco. Poi se riusciamo a ricollegarci con Emilio. FX, ci senti? Sì, sento bene. Okay, ci senti? Sì, anche noi. Perfetto. Niente, ci volevamo collegare un po' con anche il tuo contributo, nel senso che finora appunto parlavamo di trasformazioni del lavoro, e chiaramente parlando di questo e arrivando un po' anche all'attualità di questi giorni, vedendo quello che sta accadendo in Francia rispetto alla riforma delle pensioni, ci sembrava importante appunto provare a fare un po' un quadro anche di quello che sta accadendo,
provando, diciamo, a partire dal presupposto di quelle che sono state le trasformazioni che hanno interessato la composizione sociale delle banlieue in questi 20 anni, da appunto le rivolte a cui si faceva riferimento prima, e come anche queste trasformazioni si siano intersecate all'interno, come dire, della composizione e delle pratiche anche di lotta dei movimenti negli ultimi anni recenti, passando, diciamo, anche un po' in analisi quello che è stato il movimento dei gilet gialli, considerandolo anche un po' un elemento di discontinuità rispetto a quanto è accaduto prima in Francia, fino ad arrivare appunto all'oggi con questo movimento contro l'ennesima riforma delle pensioni, che sta vedendo comunque una partecipazione davvero importante e soprattutto una messa in atto di una pratica di sciopero metropolitano generalizzato che di fatto sta paralizzando la Francia. Ecco, quindi se puoi magari provare a fare un po' un quadro in questo senso, rispetto anche appunto a un punto di vista che sia un'analisi che parta da categorizzare anche chi in qualche modo si muove, i soggetti protagonisti di questi movimenti, e che di fatto hanno degli elementi in comune, e sicuramente uno di questi è il rifiuto, no, dell'oppressione e dello sfruttamento nel momento in cui si è schiacciati all'interno di una catena di produzione di valore e di profitto dalla quale poi di fatto si è perennemente esclusi nel poterne accedere. Ok, allora innanzitutto grazie alla Scatasuna per l'invito e per questo intervento molto interessante sulla Francia, che a mio avviso meriterebbero di essere ascoltati di più anche in Francia. Quindi primo di tutto, per capire questa fase di mobilizzazione contro la riforma pensione, devo parlare del movimento sociale alla francese, che è il quadro generale della mobilizzazione da più di 20 anni. E l'archetipo del movimento sociale alla francese era il movimento del 95. E si trattava allora di un movimento contro il Plan Juppé, quindi era un attacco contro i diritti sociali dei funzionari e già in particolare i diritti alla pensione. E quindi cos'è questo movimento sociale alla francese? A mio avviso è un'alleanza tra diversi settori economici e diversi sindacati contro una riforma neoliberista. Quindi si tratta sempre di non di un attacco, ma di un contrattacco. E questo movimento sociale alla francese ha vissuto una doppia crisi, che si è manifestata prima nel 2016, ma anche come l'hai detto con i gilet jaunes, che molti hanno interpretato allora come la fine definitiva di questa forma di mobilizzazione. E in primo luogo il 2016 è stato un momento di radicalizzazione delle parole d'ordine e delle pratiche, ma è stato già il primo movimento sociale a svolgersi nel quadro politico del macronismo. All'epoca Macron era ancora ministro dell'economia, e questo movimento riguardava le ordinanze volte a limitare ancora una volta il diritto del lavoro, e quindi questo movimento era aveva un'importanza vitale per i sindacati, e poiché
il diritto del lavoro limitava notevolmente i diritti sindacali e la possibilità di organizzazione e anche di negoziazione. Tuttavia, i sindacati nel 2016 erano divisi su questo progetto, non hanno spinto l'antagonismo oltre le forme estremamente ritualizzate del conflitto sociale in Francia. Quindi la manifestazione del martedì o del giovedì e lo sciopero la grève perlée, cioè senza continuità nei giorni di sciopero. Allora, era la prima crisi di questo movimento, questo quadro di azione tradizionale, e la seconda crisi era quella provocata dai Gilets Jaunes. E lo scopo dei Gilets Jaunes, primo, era quindi antifiscale, perché il movimento inizia con il rifiuto dell'aumento del prezzo della benzina causato da una tassa sul carbone, sul CO2. Va notato di passaggio che questa richiesta pone fondamentalmente la domanda a cui l'ecologia borghese si rifiuta di rispondere, ovvero: chi paga per l'aumento delle emissioni di carbonio di carbonio nel quadro dei mercati del carbonio? E quindi il movimento dei Gilets Jaunes, iniziato nel 18, ha attratto solo un numero assai limitato di sindacalisti, probabilmente a causa di una riluttanza tra entrambe le parti, anche dai sindacati e anche dai Gilets Jaunes. Tuttavia, dove c'è stato un investimento significativo di sindacalisti è sul lato dei sindacati di base, investiti nel movimento sociale del 18, in particolare dalla periferia di Parigi. Penso in particolare all'assemblea dei Gilets Jaunes di Rungis, nella periferia sud di Parigi, che ha riunito Gilets Jaunes e sindacalisti diventati Gilets Jaunes, provenienti da settori che ancora oggi sono tra i più combattivi. E allora abbiamo anche un'estensione delle lotte dal punto di vista territoriale, che riguarda certamente le periferie, ma che nella fase dei Gilets Jaunes ha riguardato più particolarmente le città medie e le zone rurali, che in molti casi sono molto più, credo, desertificate in Francia che in Italia. E quindi la forma di azione dei Gilets Jaunes si svolge sulle le famose rotonde che si trovano ovunque in queste periferie, e che erano un simbolo del controllo dei piccoli imprenditori del cemento sul territorio. Il movimento dei Gilets Jaunes ha poi vissuto un'ibridazione alla fine dell'anno che segue, quando Macron ha annunciato una riforma delle pensioni, e questa riforma non era la stessa che oggi, e era per molti versi ancora peggiore di quella attualmente proposta, perché proponeva di passare dall'attuale sistema, che è un sistema di solidarietà fondata sui diritti acquisti nel dopoguerra, a un sistema pensionistico per capitalizzazione. E questo movimento, quindi questo
movimento contro la prima riforma pensione di Macron, ha segnato un primo passo nella gilet-jaunisation dello sciopero, di cui indicherò tre caratteristiche. Primo, il forte antagonismo con il governo. Secondo, la proliferazione di iniziative locali e il ricorso allo sciopero di blocco come l'unica modalità di azione che consentiva che permetteva di raggiungere una vittoria. E in un certo senso questa diagnosi di strategia si è rivelata giusta, perché di fatto è uno degli unici movimenti di questi ultimi 20 anni in Francia ad aver vinto. E va detto che il movimento aveva più le caratteristiche di un'ebollizione militante allora, e c'erano assemblee operaie o di quartiere in molti, molti luoghi e un'intensa attività politica caratterizzata da un investimento di massa nel movimento. E allora vengo al movimento attuale e inizio per dire che i movimenti per le pensioni in Francia hanno generalmente una natura piuttosto interclassista, dato la tradizione delle rivendicazioni sindacali, in particolare tra i quadri, tra i dirigenti delle aziende, cioè la difesa delle pensioni e loro rivendicazione di questi dirigenti che lavorano nelle aziende francesi dagli anni 30 del secolo scorso. Ciò ha dato questo carattere interclassista ha dato un spettacolo piuttosto sorprendente nelle ultime settimane dove i resti del corteo di testa, del cortège de tête, del corteo di testa che marciavano proprio davanti la CGC, la Confederazione Generale dei Quadri. E quindi questa natura interclassista che spiega sia l'immensa popolarità di questo movimento nella popolazione, sia la difficoltà a superare le sue limite in termini d'antagonismo. E quindi è importante capire che non solo nel 2016, dove la questione è stata posta nel modo seguente: la radicalizzazione di un movimento operaio che sta lottando per esercitare il proprio potere. Non siamo nel quadro adesso di un movimento fondamentalmente operaio, e i sindacati più centristi come la CFDT sono oggi in grado a riunire cortei di massa. E questo è in netto contrasto con il movimento con il movimento scorso contro la riforma pensione, dove era un vuoto nei cortei sindacali e quasi tutta la manifestazione era davanti alla manifestazione. quindi martedì di questa settimana era il settimo giorno di sciopero è stato proprio un dei giorni di attività militante nei picchetti, nei blocchi. Abbiamo visto blocchi nei scuoli, nelle scuole, nelle licei e anche davanti ad aziende, ma io penso che questo movimento, ma sono nei periferie e nelle piccole città che il movimento è più potente adesso. Cito ad esempio la città di Montluçon nel centro Francia,
dove ad esempio avevo fatto un'inchiesta durante il movimento scorso e questa città è un bastione operaio nel centro della Francia, dove l'attività del movimento operaio del movimento operaio tendeva a diminuire negli ultimi anni. E martedì abbiamo visto qua 10.000 manifestanti e per vedere un po', durante la prima giornata di sciopero erano 6.000 per 35.000 abitanti. E quindi questa attività deve essere notata, perché è un salto magari non qualitativo ma quantitativo che è importante in questa fase. E sono queste manifestazioni nelle piccole città sono quei che hanno portato alla cifra di martedì la cifra del numero di partecipanti in queste manifestazioni, con più di 3 milioni di persone. E dal punto di vista della fase, allo livello di mercato, si tratta di un dobbiamo legare questo quadro con una fase particolare del mercato del lavoro, dove c'è un importante tasso di demissioni che è legato alla ripresa economica dopo le tre lockdown, e che permette un maggiore potere negoziale da parte del lavoro. Tuttavia, la questione della costruzione dello sciopero non è così facile e può essere legata a diversi fattori. Innanzitutto le lotte dell'autunno che abbiamo visto in Francia per l'aumento dei salari non hanno riuscito a recuperare il ritardo rispetto all'inflazione dei prezzi. E poi c'è stata una perdita di abitudini in molti settori, è un sciopero duro e continuativo. E poi un aspetto strettamente legato alla composizione tecnica del lavoro che è quello del telelavoro, che permette facilmente di prolungare il lavoro anche in caso di scioperi molto, molto bloccanti, perché alla vicinanza del telelavoro parliamo della grève par procuration, che significa che abbiamo settori che fanno uno sciopero duro e che non permette agli altri lavoratori, quindi ad esempio nei trasporti, di andare a lavorare. Ci sono quindi adesso, oggi, nel movimento di sciopero attuale, ci sono settori della classe operaia molto avanzati in termini di obiettivi e di modalità d'azione. Ad esempio nei settori dei rifiuti e dell'energia principalmente, e anche quindi penso che la questione delle rivendicazioni salariali, e in particolare delle rivendicazioni femministe, che si traducono in ripercussioni immediate in termini di finanziamento della sicurezza sociale, perché la riforma colpa molto di più le donne, loro devono lavorare molto di più con questa riforma che le uomini. E sarà decisiva saranno decisivi queste rivendicazioni per il proseguimento del movimento, perché una vittoria politica contro il governo che ritira la sua riforma non è assolutamente tollerabile per molti sindacalisti di base, in un periodo in cui il ciclo prezzo-profitto mangia i salari.
E quindi da questa situazione si deve trarre una posta in un gioco politico molto importante, che le federazioni dell'energia hanno compreso molto bene. È necessario spaccare la borghesia sulla questione delle pensioni, perché in realtà la borghesia francese è adesso già fratturata. Si tratta ora di mettere un leva in questa frattura. Un anno fa sembrava ovvia, da quando il MEDEF, che è la Confindustria francese, aveva chiesto a Macron di non fare la sua riforma. Adesso la CGT Energie in particolare ha capito che i crediti fiscali dalla parte di Macron e le esenzioni non sono sufficienti dal punto di vista dal loro punto di vista, perché non accettino di stare dalla parte di Macron a tutti i costi. Ecco perché adesso le azioni di taglio dell'elettricità nei magazzini, nei warehouse di Amazon sono particolarmente interessanti, a mio avviso. Sì. E quindi sono un po' troppo lungo, quindi concludo dicendo che probabilmente non dovremo seppellire così rapidamente il movimento sociale alla francese, la forma dello sciopero, anche in un periodo di inflazione dei prezzi. E quindi penso che le categorie di fordismo, post-fordismo, non sono davvero sufficienti a determinare la composizione politica o il repertorio delle azioni, come lo pensano scrittori americani come Joshua Clover, ad esempio. E quindi dobbiamo anche prendere in considerazione le forme politiche e la storia di queste forme politiche, per andare oltre una prospettiva magari troppo economica per capire questi mutamenti nei movimenti di cui parliamo. Grazie. Grazie FX. Adesso ci senti, Emilio? Io sì, benissimo, sì. Dai, perfetto. Allora, Emilio, abbiamo iniziato a introdurre il libro di Atanasio e abbiamo avuto questo intervento di FX che ci ha aggiornato su la lotta contro la riforma delle pensioni in questo momento. A te, Emilio, chiederei, se hai voglia, di fare un commento al libro di Atanasio, anche partendo da un tuo recente articolo su tutt'altro argomento, cioè sul G8 di Genova, in cui però fai una considerazione interessante, cioè leggi il G8 di Genova come bene o male la definitiva sanzione della fine del compromesso socialdemocratico, ma anche, diciamo, in un processo di individuazione delle classi proletarie sempre più simile a quella dei subalterni, no? E quindi ti chiederei un po' se vuoi partire da questa riflessione anche per parlare del libro di Atanasio, che mi sembra risuonino, ecco. Sì, scusate, volentieri. Anzitutto scusatemi, non ce l' ho fatta venire, nelle volte al mattino ho dei problemi abbastanza grossi, poi durante la giornata mi passano, però avrei dovuto partire a mezzogiorno e ero veramente, non ce la facevo. Insomma, scusate, saluto tutti, volevo riuscire a venire anche per tanti motivi, tra l'altro anche quello di dare un minimo di contributo a questa battaglia che state portando avanti per la conservazione dell'ASC, per il mantenimento di questo spazio
che tanto ha rappresentato e tanto rappresenta all'interno del movimento antagonista italiano, e vabbè, niente, è andata così e va bene. Allora, intanto, rispetto al libro di Atanasio, voglio dire che probabilmente questo è il più bello, se non il solo lavoro di inchiesta reale che è stata fatta sulla Baglie, no? Nel senso che possono anche esserne scappati alcuni, ma voglio dire, io la seguo abbastanza queste cose qua, e credo che sulla Baglie sono stati versati miliardi di parole, ma credo che solo il libro di Atanasio in qualche modo ci restituisce una fotografia di questi mondi che ancora prima che essere una lettura, come dire, politica di questa realtà, è soprattutto una lettura, passatemi il termine, storico-sociale, no? Nel senso che, come dire, il grosso merito, uno dei grossi meriti di Rosso Baglio è quello, come dire, di descrivere dall'interno ciò che succede in queste realtà, senza, come dire, partire da una pregiudiziale ideologica o di cattiva ideologia, no? Nel senso che questo lavoro descrive il mondo della banlieue, e lo descrive esattamente come, per ciò che è, cioè come una storia del nostro futuro. E qua, come dire, entriamo un po' dentro alcune cose, no? Cioè, lui nei confronti di quello che è successo in banlieue, nel movimento dei banlieusards, dei riots, eccetera, eccetera, noi abbiamo sentito tutta una serie di versioni, quelli che parlavano sostanzialmente del movimento dei banlieusards come movimento di emarginati, come sostanzialmente sottoproletariato, come un movimento escluso dal ciclo produttivo, estraneo al ciclo produttivo, eccetera, eccetera. E, come dire, paradossalmente, tanto i neoriformisti di oggi quanto come dire, i comunisti con 3K hanno bellamente ignorato tutto questo, no? Liquidandolo in qualche modo come qualcosa che è estraneo, no? Al ciclo dell'accumulazione capitalistica. Il grosso merito di Atanasio è di aver mostrato come le masse subalterne della banlieue siano una storia del nostro futuro, perché rappresentano in tendenza, e oggi possiamo dire che lo sono già forse addirittura in maggioranza, quelle quote di subalterni che il modo attuale di sviluppo del modo di produzione capitalistico in qualche modo ha sedimentato. Quindi non siamo di fronte, come dire, a i residui di qualcosa, non siamo di fronte a, per usare un termine un po' obsoleto, ma che ogni tanto continua a uscire fuori, al sottoproletariato, non siamo di fronte, come dire, ai resti di classi sociali disgregate dai processi di globalizzazione, ma siamo di fronte all'avanguardia di questi processi, dei processi di globalizzazione. No, non siamo di fronte, come dire, a chi ormai è stato archiviato in qualche faldone della storia, ma siamo di fronte a chi la storia in qualche modo la farà. Qua entra in ballo un secondo aspetto che secondo me è fondamentale nel lavoro di Atanasio, no? Cioè, Atanasio è, per certi versi potrebbe sembrare, come dire, quasi un tradizionalista, no? Nel senso che ripete più volte, usa più volte anche il termine classe operaia, cioè quasi come se in qualche modo fosse, appartenesse a quei mondi, come dire, delle varie sette comuniste di varie origini, non poco importanza se di origine ML, trotskista, stalinista, eccetera, eccetera, ma che in qualche modo guardano la classe operaia come una sorta di icona alla quale in qualche modo è sempre bene aggrapparsi. Atanasio, nonostante
giustamente parli di proletariato, classe operaia, di produzione, eccetera, eccetera, non lo fa all'interno di questa logica, ma riprende, secondo me, uno dei tratti migliori, no? Proprio della storia, passatemi il termine, dell'operaismo, ossia parte dalla soggettività di classe, ciò che diventa centrale è la soggettività e quindi della composizione di classe di questi settori sociali. Lì, come dire, sta tutta la ricchezza, a mio avviso, del libro dell'inchiesta fatta da Attanasio, perché proprio perché si cala, no? Innanzitutto ha fatto una cosa che nessuno ha fatto, no? Cioè nel senso che quando si vuole parlare di qualche cosa, con molta modestia la prima cosa da fare è stare dentro questa realtà e starci in qualche modo, sì, anche in maniera ambivalente, perché lui comunque è anche un ricercatore, però starci principalmente stando dentro, vivendo, immedesimandosi, condividendo, no, le condizioni, le realtà di questi mondi. Solo così diventa possibile parlare realmente di ciò che accade, solo così si può avere un'interazione, no, con i soggetti con i quali si parla, perché a quel punto con la distanza tra il ricercatore e l'oggetto della ricerca in qualche modo tende ad annullarsi. Io apro una parentesi, ma non per parlare di me, io credo che io qualcosa di simile sono riuscito a farlo in un libro che è quello di Andare ai Resti, no? Dove, come dire, questa complementarità tra oggetto e soggetto, no? Tra chi scrive e chi racconta, queste cose qui in qualche modo è riuscita a venire fuori, direi, abbastanza bene, proprio perché non c'era la presunzione di calarsi in un mondo e spiegare a questo mondo che cosa fosse, ma semmai era quello di stare dentro questo mondo, starci in tutti i modi, le maniere possibili, e quindi da lì poterlo raccontare. Io credo che su un piano molto più grosso, perché, come dire, Attanasio ha toccato i tasti di un aspetto centrale, no, del mondo contemporaneo, che è quello della nuova composizione di classe, e una nuova composizione di classe che, pur con tutte le tare del caso, nel senso che ha parlato di Parigi, però non è perimetrabile unicamente lì, con tutte le differenze che ci possono essere, comunque questa condizione è in qualche modo, almeno in maniera idealtipica, estendibile a gran parte delle metropoli imperialiste e occidentali. Quindi questi, come dire, questi aspetti del libro di Attanasio sono, direi, preziosi anche e soprattutto come per due motivi. Uno, perché tanto ci raccontano, ci danno una versione, come dire, per niente scontata, anzi decisamente controcorrente di ciò che è stato, di ciò che è la Maglie, di ciò che si muove al suo interno, eccetera, eccetera. Due, però, ci dà anche degli strumenti, delle indicazioni su come operare, ripeto, con tutte le tare del caso, però anche dentro i movimenti, no, e le realtà sociali che abbiamo nelle nostre periferie, nelle nostre città, eccetera, eccetera. Noi notiamo in qualche modo che questa scollatura che Attanasio nota, no, in Francia, tra, come dire, i vari movimenti più o meno antagonisti e le realtà di classe, che nelle rivolte si è dimostrato essere una distanza veramente abissale, perché la capacità di dialogo, di condivisione, di rapporto con tutto ciò che stava in Maglie è stato praticamente nulla. Questo, come dirlo, posso testimoniare in prima persona, perché io nel 2005 e nel 2006 sono stato proprio a ridosso di queste rivolte, mi sono precipitato a Parigi per cercare di capire, di vedere cosa stava succedendo, e mi sono
e siccome i rapporti immediati che avevo con realtà di movimento che stavano dentro però la piccola Parigi, mi sono accorto che l'unico modo che avevo per poter entrare in banlieue era appoggiarmi a quelli che all'epoca erano comunque le aree legate al MIB, che erano le uniche con le quali si poteva entrare in banlieue, perché tutti gli altri ce ne stavano tranquillamente arroccati nella piccola Parigi a pontificare più o meno su quello che stava succedendo nella grande Parigi. Ecco, credo che questo in qualche modo oggi lo stiamo vivendo, non sempre, però in molte situazioni anche nel nostro paese, la difficoltà o l'incapacità di relazionarsi con questo soggetto, che non è un soggetto facile, cioè vuol dire la soggettività della delle classi subalterne non può essere confezionata in maniera libresca, cioè è una realtà, una soggettività contraddittoria, una soggettività che si manifesta sicuramente mai come vorremmo, ma questo non è da oggi, voglio dire, se noi pensiamo alla storia dell'insubordinazione operaia proletaria dell'Italia, che come dire è stata forse il momento più alto di conflittualità operaia del secolo scorso in un paese a capitalismo avanzato, non è che abbiamo tutta questa linearità, non è che abbiamo, come dire, gli operai che marciano dentro i cortei con tutto il marxismo in testa, abbiamo tutta una serie di condizioni che dentro la lotta, no? Che dentro la lotta però si modificano, producono delle cose, producono organizzazione sostanzialmente, no? Perché io credo che sia sempre valido quello che era un po' l'incipit di lotta continua, che è la lotta che crea l'organizzazione e non viceversa, ed è la lotta dentro la classe della classe che produce determinati livelli di antagonismo, eccetera, eccetera. Torno un attimo, poi mi fermo al libro. Al libro di Attanasio. Secondo me Attanasio ha avuto il grosso merito anche di mettere in evidenza come dentro il movimento dei Banlieusard ci fossero tutta una serie di argomentazioni, ad esempio l'Islam, ad esempio queste cose qua, che rimanevano del tutto estranee, no, a ciò che stava fuori del movimento dei Banlieusard. Ma a sua volta ha messo in evidenza come dentro questo movimento ci fosse una grossa politicità, una grossa politicità che, ecco, torniamo un attimo perché ci viene forse più facile fare dei confronti, paragoni con la nostra storia. Pensiamo a ciò che succede in Italia grazie all'inchiesta operaia negli anni 60 in relazione, no, alle modalità delle lotte operaie, modalità di lotte operaie che rompono col riformismo, ma non perché assumono, come dire, una teoria rivoluzionaria, ma perché assumono una pratica rivoluzionaria a partire dal fatto che mettono in discussione tutta una serie di cose e permettono alla teoria politica, come dire, di ipotizzare momenti di rottura, momenti di organizzazione, passaggi storico-politici in virtù di una prassi. Ecco, a me sembra che dal libro di Attanasio molte di queste indicazioni sia possibile trarle. Ecco, non so se ho risposto. Grazie Emilio, sì, ti ringrazio. E adesso, insomma, magari apriremo un po' alle domande, se ce ne sono, se per te va bene. C'è qualcuno che... Allora, una domanda... che è per tutte e due,
Sì, no, solo per FX e Attanasio, però se anche Emilio vuole rispondere per me va benissimo. Sul, visto che mi sembra un libro, io non ho ancora avuto la fortuna di leggerlo, però guardando un po' le recensioni e la tua presentazione, mi sembra molto focalizzato anche sullo stile di militanza, su quello che diciamo può essere rappresentato da un metodo che ha le sue specifiche caratteristiche calate nel contesto, no? Quindi la capacità di fotografare anche un modo di vivere contro, e come questa, cioè quali sono le particolarità secondo te che si danno storicamente in quel contesto, che secondo te permettono nella banlieue di differenziare una militanza rispetto ad altri contesti, e che diciamo tratti di autonomia ha rispetto al contesto in cui è calato. E poi l'altra invece per FX, quali, che è un po' insomma una cosa che negli anni qua dall'Asca, ma in generale dall'Italia, stiamo cercando di faticosamente di capire quali sono i tratti della militanza gilet jaune, cioè quali sono le caratteristiche, le discontinuità rispetto a quelle che sono un po' le storie di militanza dei militanti antagonisti francesi, le differenze con quelle sindacali, e poi soprattutto se anche a livello personale, numerico, esistono delle militanze gilet jaune, quindi di persone che insomma dal 18 ad adesso hanno sedimentato una storia di militanza, anche magari arrivando da altri contesti, però che principalmente si sono stratificate lì dentro, ecco. Non so, vogliamo raccoglierne qualcun'altra se ce ne sono, o volete rispondere subito? Ci sono altre domande? Oppure iniziamo? Sì, vieni pure. Non sento, no? Quindi se riesci a prendere. E prima avevi fatto riferimento al fatto che il fatto che ci fosse una certa composizione etnica nelle banlieue francesi faceva sì che il discorso postcoloniale avesse avuto una ricezione diversa tra Italia e Francia, se potevi diciamo illustrare un po' meglio la questione, ecco. Allora, rispetto alla prima questione, come dire, io ho elaborato un concetto, si sente, sì? Io ho elaborato un concetto che in parte ho ripreso da quelle che erano le inchieste operaie che erano state fatte in Francia negli anni Ottanta, che era quella dell'idea della solidarietà circolare, ossia dentro le banlieue io ho notato che i legami di solidarietà si costruivano attraverso questi racconti che girano. Io sono stato i primi 8 mesi nella banlieue di Clichy, e lì praticamente stavo a contatto con i ragazzini, con un ruolo appunto di ricercatore più o meno nascosto. Io giustificavo il mio vivere in quella banlieue col fatto che ero a Parigi, facevo un lavoro che non mi permetteva di vivere in posti dove gli affitti fossero più alti, ecco. Giusto per essere chiari, i discorsi e i racconti che facevano questi ragazzini di 16, 17, 18, anche 20 anni attenevano tutte a questioni profondamente di classe, legate ad un proletariato che viveva in quella condizione là. Cioè io, come dire, la possibilità di entrare in queste periferie è stata legata molto anche al fatto di rivendicare la mia provenienza dalle periferie
dalla periferia di Cosenza. Quello è stato un momento che ha creato una sintonia, perché io rivedevo gli stessi discorsi, che risentivo un po' lo stesso ambiente che percepivo da giovane quando vivevo nella periferia di Cosenza. Cioè il discorso del giovane banlieusarda era il discorso di chi parlava di un fratello in carcere per un piccolo furto, di un padre che era finito in cassa integrazione, di un cugino che si era suicidato a causa della perdita del lavoro, aveva sicuramente un amico che si era preso un sacco di botte dalla polizia. Questo era l'ambiente che respiravano i ragazzini là, e quindi si creava una forma di solidarietà legata a questo discorso qua, e questa condizione creava anche quella frattura con la città e con i movimenti di città, perché, come dire, loro non si riconoscevano in uno stile differente, in uno stile di vita differente da quello della banlieue, perché loro rivendicavano espressamente una provenienza di classe. E poi il discorso, per riallacciarmi all'altra domanda, il discorso etnico non è che loro lo declinavano in maniera differente rispetto all'Italia, è che nella mia militanza, ma anche poi nelle interviste, nell'osservazione partecipante, loro avevano questa tendenza a erodere importanza al fattore etnico, perché secondo me riportava anche a tutto un discorso paternalistico che c'era da parte di tutto quello che ruotava intorno alla banlieue, quindi i movimenti cittadini, movimenti, come dire, riformisti, nel senso che la questione etnica era sempre stata utilizzata dal potere come una delle chiavi per depotenziare i momenti di militanza e le possibili rivolte della banlieue. Questo era evidentissimo, era una storia che parlava di questo, dalle marce degli anni 80 fino ai movimenti delle occupazioni degli anni 70, delle occupazioni delle fabbriche, i movimenti per la dignità dei lavoratori di origine immigrata. Era tutta una storia che parlava, diciamo, di un paternalismo declinato in chiave etnica, quindi loro rifiutavano questo, però avevano anche molto chiaro il discorso che la questione razziale era una delle classiche controtendenze messe in campo dal sistema per, come dire, per annacquare tutto il discorso di classe. Loro avevano chiarissimo questo, perché poi, soprattutto nelle organizzazioni più militanti, era il discorso fanoniano, tutta l'idea di Fanon che veniva in primo piano, cioè che per loro il discorso della razza era importante, era anche un discorso strutturale, se vogliamo, tra virgolette, ma un discorso della razza, anche quando era struttura, non era scindibile dalla struttura principale, che era quella della classe. Allora, quando io prima facevo riferimento a questa distinzione rispetto in Italia, all'Italia, io facevo una distinzione più che altro rispetto agli ambienti militanti italiani, che invece in quel momento là, almeno io adesso sfortunatamente non vivo qua da un po', quindi seguo il dibattito molto da lontano, ma diciamo, tutto il discorso postcoloniale aveva dietro, secondo me, come dire, delle grosse lacune, delle interpretazioni che non stavano molto in piedi. Quindi, per riallacciarmi anche al discorso di Emilio, io ho rivendicato questa idea di proletariato e di classe operaia, più che proletariato, perché sicuramente là mi trovavo di fronte a uno sterminato proletariato, ma questa idea di, diciamo, di classe sociale specifica, questa idea che poi veniva anche dalle organizzazioni, che era l'idea che la classe operaia fosse la classe popolare dell'oggi, almeno come soggettività, se non come meccanismi produttivi, era una cosa che per me era importante mettere in primo piano, anche per questo motivo qua. E per concludere posso dire che, anche rifacendomi a quello che diceva Emilio, tutto il discorso, diciamo, di questa classe sociale delle banlieue, che può essere, come dire, una avvisaglia di quelli che saranno i conflitti del futuro e anche le contraddizioni del futuro, sicuramente mi trova d'accordo, perché come dire, ribadisco che lì l'idea che si stessero testando nuovi meccanismi del lavoro in un momento di crisi montante, che fossero anche un momento di test di nuovi modelli disciplinari per controllare una classe irrequieta,
secondo me usciva fuori limpidamente questo, bastava veramente entrare in contatto con gli abitanti delle periferie, con la solidarietà che fuoriusciva. Questo era senza dubbio. Poi rispetto invece a tutto il discorso della frattura che c'era con i movimenti cittadini dentro Parigi, diciamo che la mia inchiesta è datata. In quel momento, per una serie di questioni, i rapporti erano praticamente inesistenti. Le cose sono un po' cambiate, perché io poi nelle conclusioni del libro sono andato un po' a riattivare qualcuno dei vecchi contatti che ancora conservavo e conserverò, penso, sempre in banlieue, e diciamo che c'era stato un certo riavvicinamento con i movimenti cittadini, detto in maniera generale. Però secondo me anche questo fatto qua, magari ce ne può parlare meglio il compagno di questo, anche questo fatto qua secondo me era un po' una conferma di quelle che erano le mie ipotesi, perché col passare degli anni quel cono d'ombra che avvolgeva le banlieue si è esteso parecchio, quindi ha coinvolto anche frange di classe media, piccola, a ribasso, cittadina del centro parigino, che è finito fondamentalmente nello stesso cono d'ombra, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista delle tecniche di repressione, perché è un po' cambiato rispetto queste due questioni sono molto cambiate rispetto a quando io ho vissuto a Parigi. Il periodo mio parigino era delle banlieue, per meglio dire, era sicuramente invece contraddistinto da questa incapacità di intervento nelle periferie. Cioè, questo era chiaro, lo dicevano i militanti. Poi è anche vero che c'era anche un'interpretazione diversa da parte dei movimenti parigini su tutto questo discorso qua. Però l'idea che, come dire, che io giravo quelle poche volte che giravo per Parigi e c'erano manifesti di cortei che invitavano alla rivolta, ecco, questi manifesti riprendevano immagini della Valsusa, riprendevano immagini della Grecia, riprendevano immagini della Turchia, quando questi avevano le rivolte a quattro fermate d'autobus da casa, perché poi la banlieue non è a 60 chilometri, ecco, dal centro. Volevo dire se posso due cose. Posso? Sì, Emilio, vai pure. No, beh, una cosa che mi sembra, ecco, io non ero collegato prima, comunque non so se Atanasio ne ha parlato prima, però se leggiamo il libro di Atanasio, ecco, mi sembra centrale, ed è anche una delle cose che in qualche modo ci dovrebbe far riflettere, no? È che ciò che caratterizza la banlieue è il rapporto di violenza, no? Che c'è la relazione di violenza permanente che c'è al suo interno. E questo non è un aspetto secondario, no? Cioè, nel senso che possiamo dire, no, senza enfasi di troppo, che la polizia, le istituzioni in banlieue agiscono un po' come truppe d'occupazione, agiscono in una logica prettamente coloniale o neocoloniale, che dir si voglia, no? Nel senso che tutto il racconto che fa Atanasio, o gran parte del racconto che fa Atanasio, le interviste che fa, quindi le voci degli attori sociali presenti nel suo libro, hanno sullo sfondo questa relazione di violenza, che però è quella che dà la cifra un po' del modello entro cui sono perimetrate quote non proprio irrilevanti di masse subalterne a Parigi. E in seconda battuta, anche la sostanziale, questo mi sembra anche essere l'altro aspetto che il libro di Atanasio ha messo ben in evidenza, no? Cioè la sostanziale invisibilità a cui sono legate queste masse, come dire, ora prendendo a modello un po' quello che aveva detto un testo classico ormai come quelli Homo Sacer di Agamben, nelle nostre società sembra in qualche modo riprodursi la frattura tra chi ha linguaggio e chi ha voce, e i banlieusard hanno voce, non hanno linguaggio, insomma, sostanzialmente, perché, come dire, la loro azione è costantemente deprivata del linguaggio, cioè della politica. D'altra parte
avendo a mente sempre un classico ormai, cioè Sarkozy, quando si rivolge a Balthazar, parla della racaille, cioè la canaglia, quindi qualcosa che è posto oggettivamente fuori, no, dal rapporto politico. Poi volevo dire una cosa che ho avuto modo, rispetto al movimento dei Gilets Jaunes, io ho avuto modo di intervistare ultimamente a Marsiglia due appartenenti a questo movimento che lo hanno vissuto quasi interamente e poi oggi sono approdati in un collettivo che si è formato da un po' di tempo a Marsiglia, che è un collettivo di disoccupati e precari, oltre che legato ad alcune realtà di collettivi operai che però stanno all'esterno di Marsiglia, cioè nelle città satelliti di Marsiglia. E una delle cose che loro mi raccontavano, la faccio molto breve, era che uno degli aspetti a loro avviso importanti di questo movimento era stato proprio il fatto che avevano ricostituito legami di comunità e solidarietà che sembravano completamente, completamente persi. Questo è uno. Questo loro lo evidenziavano come uno degli aspetti maggiormente positivi di questa esperienza. Come limite di questa esperienza ponevano il fatto di non essere stati in grado di coinvolgere, no, o comunque di non aver bloccato veramente la Francia dentro la produzione, per cui le manifestazioni si tenevano e anche in maniera piuttosto risoluta il sabato, ma non riuscivano a incidere e a coinvolgere, come dire, in qualche modo non sono stati in grado di bloccare la Francia con uno sciopero generale. E su questo in qualche modo loro riflettevano sul carattere, e lo dico non per allinearmi alle varie critiche fatte a questo movimento da tutta una serie, però il carattere eccessivamente interclassista che questo movimento ha mostrato faceva sì che lo rendeva abbastanza sterile rispetto alla possibilità di incidere dentro i meccanismi di produzione, e di blocco della produzione, che avrebbero sicuramente inciso in maniera molto più significativa. Ecco, tutto qua. Grazie Emilio. FX, se vuoi rispondere alla domanda e anche magari interagire con gli spunti di Atanasio ed Emilio. Sì. Allora, è una domanda piuttosto difficile, perché dato il carattere interclassista di questo all'inizio dei Gilets Jaunes, ci sono stati molti stili diversi di militanza in questo movimento, ma uno dei più interessanti mi sembra essere quello appunto dei Gilets Jaunes nella banlieue di Parigi. Su questo credo che InfoAut aveva pubblicato un testo che il mio collettivo dall'epoca aveva pubblicato, che si chiama in italiano come si chiama? Cerco un movimento che inconsciamente attendevamo da tanto tempo, che era un'intervista con Gilets Jaunes dell'Assemblea di Rungis, di cui parlavo prima. È interessante perché ci sono compagni sindacalista che erano in questa assemblea, ed anche persone che non avevano preso parte nei precedenti movimenti. E quindi vengo proprio alla questione del stile di militanza, e penso che la novità maggiore nel movimento dei Gilets Jaunes
La tensione particolare data al politico. Quindi i gilets jaunes hanno capito che la questione politica si pone in modo nel modo che la vittoria dei movimenti sociali dipende centralmente delle istituzioni politiche che abbiamo adesso in Francia, e oggi lo vediamo bene, perché se abbiamo un movimento di massa e anche una parte grandissima del paese che è opposta a questa riforma, il governo possa anche decidere di fare questa riforma. E quindi i giletti gialli hanno visto la questione del politico è una premessa per guadagnare vittorie dopo. E quindi hanno posto in due maniere, piuttosto non antagonistica ma contraddittoria. Da un lato abbiamo visto queste assemblee con un'attenzione particolare a discussioni che possiamo dire che erano un po' utopiche, di invenzione di nuove istituzioni, di discorso un po' astratto su questa questione, e dall'altro lato un'attenzione particolare al conflitto nelle strade. Erano una maniera di porsi come un contropotere per questo movimento. E penso che sì, questa l'attenzione al politico e anche il blocco nel movimento dei Gilets Jaunes era considerato non particolarmente come una nella stessa maniera che nel stesso modo che il sciopero, perché la fine non era in particolare di bloccare l'economia, era piuttosto un antagonismo a livello politico. E questa è legata anche all'esperienza per molti Gilets Jaunes, la scoperta della violenza della polizia francese. Della polizia francese. E per la seconda parte della domanda, se ci sono forme, diciamo, fissi di militanza dopo i Gilets Jaunes, penso che i Gilets Jaunes, dato l'antagonismo che esiste nel movimento, non hanno riuscito ad costruire proprio una continuità politica, ma vediamo dal 18 che ci sono militanti molti noti nel movimento dei Gilets Jaunes che intervengono ancora adesso per difendere i rivendicazioni dei Gilets Jaunes. Penso in particolare ad Jérôme Rodriguez, che è un compagno che ha perso l'occhio durante
la polizia ha distrutto il suo occhio. E quindi ad esempio questi compagni ancora oggi mettono la questione politica al centro del dibattito nel movimento sociale. E quindi penso che quello che lega magari che fa un legame tra la militanza di cui parliamo, che della banlieue, e quella dei Gilets Jaunes, era centralmente l'esperienza come Emilio ha detto, l'esperienza della violenza della polizia, e quindi produce una soggettività particolare e quindi antagonista e opposta ai modi di regolamento abituale del conflitto sociale. Grazie FX. Adesso sono le 6, quindi andiamo verso la chiusura del dibattito. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, Tanasio. Allora ti ringraziamo, ringraziamo Emilio, ringraziamo FX. 10 minuti di pausa e poi incomincia il dibattito contro l'agroindustria con Maura Benegiamo, Gabriele Proglio, Campi Aperti e Mondeggi Bene Comune. Quindi a dopo. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Le donne siamo...